Ciao amici di History Teller Radio e benvenuti a una nuova puntata di History Teller. In questa puntata, la numero 25, affrontiamo un tema piuttosto importante, un tema che bene o male comunque ha toccato tutti. È un'esperienza di cui abbiamo sentito parlare, perché magari siamo entrati in contatto con alcune di queste persone, di questi esseri umani, e abbiamo notato o non notato se esistono differenze o meno. Abbiamo osservato, abbiamo cercato di comprendere, oppure ci siamo semplicemente fermati a quello che è un bellissimo film con Tom Cruise e Dustin Hoffman ci ha fatto percepire di questa realtà. Ma più profondamente parleremo di quello che è la parte malvagia di questo discernimento, la parte più perfida, la parte più disastrosa, la parte più deterrente di tutto questo. Perché in fondo, se ci pensiamo, è tutta una questione di scelte. Chi opera nella professione medica, sappiamo, presta il giuramento di Ippocrate. Se però chi opera nella professione medica, ad un certo punto, decide poi di abiurare, di abbandonare il precedente giuramento e abbracciare un altro giuramento, e nella fattispecie per l'argomento di questa sera, il giuramento di fedeltà a Hitler e al nazismo, beh, allora in facendo così, chi opera nella professione medica dovrebbe essere in prima istanza conscio delle proprie scelte e responsabile delle proprie azioni. E quindi abbandonare la professione medica per dedicarsi a altro, a fare il passo dell'oca, a stendere il braccio con la mano tesa verso l'alto, a fare marce, a fare riunioni come quella di Norimberga, ad andare a sparare agli ebrei indifesi. Dovrebbe fare altro, insomma. E invece no. Invece, abbiamo avuto una folta schiera di medici che, dopo aver abbracciato il giuramento di Ippocrate, hanno abbracciato il giuramento a Hitler. E quindi, approfittando della enorme pressione psicologica e materiale che il nazismo operava su chiunque, anche su chi era all'interno del meccanismo, non solo a chi ne rimaneva all'esterno, anche solo temporaneamente. Per cui questi medici, presi da un orgasmo sadico oltre i confini della follia, ha operato inenarrabili crimini contro l'umanità, con delle efferatezze di cui solo parlarne vengono i brividi. Ad esempio, ad Auschwitz ci fu Josef Mengele, che era colui che aspettava i convogli sulla D-Rampe, e una volta che quelle povere creature scendevano da un treno dopo un viaggio di 3, 4, 5, a volte anche 8, 10 giorni, disorientati, spaventati, dilaniati dalla fame, dalla sete, dalla stanchezza, venivano accolti a bastonate, a urla, messi in fila, divisi. Mann links und Frauen rechts. Uomini a sinistra, donne a destra. E c'era lì presente lui, Josef Mengele, che selezionava chi era buono per il lavoro utile
allo sforzo bellico e chi invece andava direttamente in gas e poi ai forni. Ma non solo. Il suo sadismo era così raffinato da scegliere chi poteva contribuire ai suoi esperimenti medici. Esperimenti che sappiamo essere di una efferatezza al di sopra di ogni quota sopportabile. In questa puntata di History Teller racconteremo degli abomini compiuti non tanto nei campi di sterminio da tutti i vari medici, ma nella clinica dietro l'angolo, la clinica che non ti aspetti, la clinica che davanti a un cartello con su scritto struttura per la cura e la medicina e che invece nasconde qualcosa di terrificante. La clinica dietro l'angolo. La clinica dietro l'angolo, che non è né più né meno che un piccolo lager, e come tale ha perfino un suo piccolo crematorio. La clinica dietro l'angolo osserva febbrilmente il protocollo Action T-Vir, azione T4, che è mirata all'epurazione di tutti coloro che non sono ritenuti utili alla purezza della razza ariana, che vengono ritenuti un peso economico per il bilancio del Reich. E quindi nella fattispecie racconteremo la storia di Hans Asperger, che massacrò e uccise 780 bambini e ragazzi solo per certificare la sindrome autistica a suo nome. La sindrome di Asperger. Perciò, cari amici, sono veramente convinto, e lo siamo tutti, in Storyteller, in Emparo University, tutti noi siamo convinti che dopo l'ascolto di questa puntata, anche voi, come noi, eviterete nella maniera più assoluta di chiamare aspergeriano una creatura vivente affetta da sindrome autistica. Che differenza c'è tra una farfalla e una mosca? La farfalla non cresce in una stanza come la mosca, disse Arro. Stava rispondendo a un test di intelligenza. Poi decise di parlare della mosca e ha uno sviluppo tutto diverso. La mamma mosca depone molte uova nella fessura di un'asse e dopo qualche giorno spuntano fuori dei vermi. L'ho letto una volta in un libro, è il pavimento che racconta. Mi fa morire da ridere se ci penso. Cosa spunta dal bariletto? Una testa gigantesca con un corpo minuscolo e una proboscide come un elefante? E poi dopo qualche giorno si trasformano di nuovo in crisalidi e all'improvviso ne escono delle piccole e graziose mosche. Anche Arro e gli altri bambini crescevano in una stanza, nel bozzolo del reparto di pedagogia curativa della clinica pediatrica dell'Università di Vienna, diretto da Hans Asperger, bozzolo in cui, come quelle larve di mosca dalla forma curiosa, erano imprigionati. La diversità di questi bambini era diventata un problema del Terzo Reich e i medici e le infermiere lavoravano per il loro sviluppo. Asperger riteneva che se guidati con amore e comprensione avrebbero potuto trovare il loro posto nell'organismo della comunità sociale. Asperger diceva di valorizzare le singole caratteristiche dei bambini che aveva in cura, adattando il suo metodo alle loro esigenze individuali. Aveva un approccio olistico, nell'elegante e spazioso Widerhofer Pavilion, i bambini erano impegnati in un'ampia serie di attività, dallo sport al teatro alla musica. Asperger stava seduto tra loro, la sua figura imponente e curva per comunicare con i piccoli a loro livello. Con il suo sguardo attento notava tutte le variazioni possibili del loro comportamento, che avrebbe descritto nella sua tesi di abilitazione alla docenza. Arro era uno dei casi di studio per la sua nuova diagnosi, la psicopatia autistica.
Il bambino era stato segnalato al reparto di pedagogia curativa della scuola per una valutazione. Stando alla relazione, Arro, 8 anni e mezzo, non faceva quasi mai quello che gli veniva detto. Rispondeva male, non faceva i compiti, si lamentava del fatto che le lezioni fossero troppo stupide. Veniva preso in giro dai compagni, picchiava e faceva del male agli altri bambini, per questioni insignificanti. Si metteva a quattro zampe durante le lezioni e compiva veri e propri atti omosessuali. I suoi insegnanti dicevano potrebbe fare bene se solo volesse, ma Arro aveva pessimi risultati in tutte le materie e stava ripetendo l'anno. Sottoporlo ai test era complicato, spesso non collaborava e non riusciva a completare semplici attività. In certi campi dimostrava abilità superiori a quelle della sua età. In matematica, per esempio, sapeva arrivare alla soluzione in modo molto personale. Quanto fa 47 meno 15? 32. O aggiungo 3? E anche 3 a quello deve essere tolto, oppure prima via 7 e poi 8. Asperger considerava questa eccezionale originalità una prova delle speciali disposizioni di molti bambini. Secondo lui il problema era che Arro non aveva alcun sentimento sociale, non partecipava mai ai giochi di gruppo e in reparto non era mai affettuoso, fiducioso o allegro. Opponeva resistenza alle necessarie abitudini sociali e non giocava con gli altri bambini. Se ne stava quasi sempre in un angolo a leggere, indifferente. Asperger segnala che se preso in giro, Arro era completamente privo di senso dell'umorismo. Aveva lo sguardo spesso completamente smarrito e assente, e una mimica e una gestualità molto povere. Asperger stabilì che Arro costituiva un esempio di psicopatico autistico, ma considerata la sua intelligenza, era tra i bambini più dotati all'interno dello spettro autistico. Questo significava che poteva essere recuperato e inserito nella comunità. I bambini come lui potevano trovare il loro posto nella comunità e avere una valenza sociale in professioni tecniche specializzate. Ciò di cui avevano bisogno era una cura individualizzata per stimolare la loro crescita cognitiva ed emotiva. Asperger era partecipe dei loro problemi, difendeva il loro potenziale e sottolineava la loro unicità. È da qui che proviene l'immagine positiva che oggi abbiamo di lui, ma è solo un lato del suo lavoro. Mentre dava il proprio sostegno a chi considerava educabile, era sprezzante nei confronti di chi aveva un grado di disabilità più elevato. Nel Terzo Reich, un pronunciamento negativo poteva tradursi in una condanna a morte, ed effettivamente alcuni giudizi di Asperger lo furono. Anche se Arro aveva superato il test di Asperger, l'etichetta di psicopatia autistica data dal medico sottostimava il ragazzo. Per lui i bambini autistici non si adattavano a questo mondo, era come se fossero piombati all'improvviso sulla terra, ma Arro era diverso, come la mosca stava semplicemente cercando una sua strada. Per usare le sue parole, la mosca è più abile. Può camminare sul vetro scivoloso e arrampicarsi sul muro. Proprio ieri ne ho vista una che ha piccolissimi artigli sulle zampe e alle estremità minuscoli uncini. Quando sente che sta per scivolare, si attacca con gli uncini. Ma questa non è la storia di un solo bambino, e nemmeno la storia dei bambini più dotati all'interno dello spettro autistico. Qui si tratta di tutti i bambini che si trovarono a vivere sotto il regime nazista, un regime basato sulla diagnosi, di come la psichiatria dell'epoca ne giudicò le menti e ne determinò i destini. Le diagnosi riflettono i valori, le preoccupazioni e le speranze di una società, portando alla luce l'agghiacciante contesto in cui è stato elaborato il concetto di autismo. Si rivela come quella che oggi appare un'idea eccezionale fosse basata in realtà sulla comunità che l'aveva prodotta. La diagnosi di Asperger della psicopatia autistica emerse direttamente dai valori e dalle istituzioni del Terzo Reich. È difficile conciliare il ruolo avuto da Asperger nel programma di eutanasia infantile con il suo sostegno ai bambini disabili, ma i documenti ci dicono che questi due aspetti coesistono. Immergendosi più a fondo nel suo lavoro risulta chiara la duplice natura delle sue azioni. Asperger distingueva tra i bambini che considerava curabili, dotati del potenziale necessario all'integrazione sociale, e quelli che riteneva non curabili. Se ai bambini promettenti era offerta una terapia intensiva e individualizzata, per quelli con disabilità maggiori era previsto un ricovero molto rigido e persino il trasferimento alla Spiegel
allo Spiegelgrund, ma Asperger in questo non era solo, i suoi superiori erano a loro volta fautori di cure compassionevoli e di alto livello per i bambini che potevano essere salvati per il Reich e dell'eliminazione per quelli considerati irrecuperabili. Il carattere duplice dell'azione di Asperger sottolinea il